bella! Ciao a tutti dal Cadave e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video unboxing di un gioco che in realtà mi sa che stavo aspettando solo io, perché non è stato né troppo pubblicizzato né ci sono voci in giro su com'è, come non è. La cosa mi fa un po' paura, ma io confido nel potere di Star Trek, nel potere della lunga vita e della prosperità. E quindi io, essendo un Trekker, un po' in buona parte un fan, ho deciso di prenderlo subito senza pensare due volte. Me ne pentirò, boh, ve lo dirò a breve. Comunque sia, vediamo la copertina, è ispirato al film, ma in realtà non fa, cioè non riprende la trama del primo o del secondo che deve uscire tra un mese di film. È una specie di ponte, ma non credo neanche, penso sia più una storia, un'avventura in mezzo tra le due cose. Qui la copertina, vedete che c'è Chris Pine e Zachary Quinto, rispettivamente Capitano Kirk e Spock. Eccoli qua, Star Trek, titolo molto semplice, copertina abbastanza d'effetto, molto tamarissimo. Star Trek, ma un po' stinto, scritto Star Trek, Spock 60. E qua dietro la simpatica Enterprise, che non può mancare, spagnolo italiano. Un equipaggio leggendario indossa i panni di Kirk e Spock e scatena la potenza della tecnologia del 23° secolo contro i feroci invasori Gorn. Ah, ci sono i Gorn, bella, eccoli qua, infatti, che sono i Gorn. Il gioco si presenta come, penso, un action adventure in terza persona. Dai pochi video che ho visto sembra sembra un po' un Mass Effect edulcorato. Ma apriamolo, vediamo un po' cosa ci nasconde questa confezione. Perfetto, abbiamo aperto. Togliamo qua il coso e boom, apriamo. Vediamo subito il disco di gioco, Star Trek, e dietro vediamo che immagine ci nasconde. Niente, immagini di lande rovinate, desolate, e entra in community per vincere i gadget. Ok. Abbiamo poi dentro questo foglio per registrarci al Namco Bandai EU, che ok, va bene. Ed ecco il libercolo. Libercolo che è in spagnolo, in italiano. E basta, nel libercolo non c'è scritto nulla, sono i controlli in tre lingue. E questo è, insomma, come si presenta la confezione di Star Trek The Game, o The Video Game, o comunque Star Trek per 360, uscito anche su PC e su PS3. Io spero che sia un gioco divertente e fico, che sia rispettoso della, insomma, della storia del brand, che è una storia storica ed è comunque un brand amato e si merita un bel videogioco. Spero che sia bello, lo proverò. E a breve vi farò avere delle mie prime impressioni a caldo, perché è incredibile, di questo gioco non si sa niente. È uscito, non è stato pubblicizzato, non c'è una recensione online, non c'è un tubo. Quindi, boh, ve lo dirò appena lo provo, già stasera lo proverò. E magari domani faccio un live, vediamo. Bella, anzi, lunga vita e prosperità. Yo.